Primarie PD verso il rush finale il 26 febbraio appuntamento nei circoli Dem e nei seggi diffusi su tutto il territorio per scegliere il nuovo segretario nazionale. La sfida è tra il governatore Bonaccini e la sua ex vice regione Elishline. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20 e potranno votare anche i non iscritti al partito versando un contributo di 2 euro. A Fano i dettagli sull'organizzazione sono stati illustrati dal segretario locale Tommaso Della Dora. Sette i seggi aperti nei vari quartieri della città possono votare i cittadini italiani che abbiano compiuto 16 anni e sarà necessario avere con sé la carta d'identità e la tessera elettorale. Il momento giusto per incidere sul futuro del Partito Democratico, ma di tutto il centrosinistra di cui siamo fieramente il fulcro e vogliamo continuare sempre di più a essere fulcro. Un momento importantissimo per noi, per cui auspico una, una grande partecipazione innanzitutto dei nostri iscritti, ma anche di tutti coloro che si riconoscono negli ideali del centrosinistra e del Partito Democratico. Domenica si potrà votare tracciando una X nel nome del candidato a segretario regionale e nazionale. Oggi gli ultimi appelli al voto da parte di candidati e sostenitori. Dalla prima fase Bonaccini risulta in testa, crede che possa farcela? Beh, Bonaccini ha dato dimostrazione di capacità, di concretezza nella regione in cui amministra da anni e credo che possa essere la persona che crede nell'Italia, crede nel Partito Democratico al centro del sistema politico e che possa dare un futuro ed una prospettiva garantendo la sanità pubblica, la scuola pubblica e basandosi sul lavoro che è al centro del, del nostro impegno, deve essere l, l, al centro dell'impegno che Stefano Bonaccini vuole. Quindi credo che Stefano Bonaccini possa rilanciare il partito democratico al centro del quadro politico che possa diventare davvero il primo partito del nostro paese in questo momento di difficoltà in cui governano le destre. Erika, per quali motivi sostiene Elie allora, io ho scelto di sostenere Elish Line perché vedo in lei la speranza, la speranza di un rinnovamento e di un cambiamento che è necessario al nostro Partito Democratico per recuperare il contatto con la nostra comunità, che ha bisogno di essere ascoltata e capita. Elish Line sostiene tre grandi battaglie che assolutamente condividiamo: una battaglia al precariato, alle disuguaglianze e all'emergenza all climatica. E per me, Elish Line è la ventata di aria fresca che è necessaria per ricostruire il nostro partito. E Recuperare il contatto con la comunità che deve essere ascoltata. È una sfida tra donne invece, quella per la segreteria regionale del P.D. Marchi e Lizza. Ci sono Michela Bellomaria, vice sindaco di Cerreto Desi, e Chantal Bonprezzi, ex assessore del comune di Senigaglia e attualmente consigliere di opposizione. Chantal, da che cosa nasce la sua candidatura? Nasce da un gruppo di promotori, giovani promotori, tutti venti e trentenni, uniti da una sola voglia, quella di cambiare questo partito democratico. Crediamo che il Partito Democratico della Marche abbia sbagliato, ne testimonia la pesante sconfitta elettorale del 2020 e quindi per dimostrare ai nostri elettori che c'è l'umiltà di ripartire eh, da capo e tornare a parlare dei bisogni della gente bisogna che la classe dirigente che ci ha rappresentato fino a questo momento faccia un passo di lato e si metta a disposizione, ci dia una mano perché c'è invece una nuova classe dirigente che, e questo lo apprezzo molto e li ringrazio, ha deciso di fare sintesi sul mio nome, ha deciso di metterci la faccia e di ripartire. Per quale motivo lei appoggia Michela Bellomaria? Michela Bellomaria è la candidata del rinnovamento e della riunificazione. È una donna che viene dal mondo operaio, eh, ha un'esperienza anche nel mondo della sanità. Ha una formazione politica, eh, pur la sua giovane età, importante che le permette di avere uno sguardo di consapevolezza su quelle che sono le idee fondanti del nostro Partito Democratico. Ma allo stesso tempo è una donna giovane. Eh, capace di imprimere un senso di eh, anche rinnovamento con la sua squadra, una squadra tutta giovane eh, tra i 40 e anche meno di 40 anni, eh, che sia capace di dialogare con tutto il partito, anche con le esperienze più consolidate e con le giovani generazioni.